Il generale Douglas MacArthur arrivò all'aerodromo navale di Atsugi, vicino a Yokohama, il 30 agosto del 1945. Quando uscì dal suo aereo, si fermò sui primi gradini della scaletta, si mise una mano nella tasca posteriore dei pantaloni, strinse la bocca che teneva la pipa di tutolo ed ispezionò le terre conquistate. Questa scena fu ripetuta più volte con angolazioni diverse, così che tutti i fotografi potessero scattare delle buone foto. La democrazia doveva essere inculcata nel popolo giapponese come fosse la prima volta che ne sentivano parlare. Our problems in the brain inside of the Japanese head. These brains, like our brains, can do good things or bad things. All depending on the kind of ideas that are put inside. Gli spettacoli kabuki che rappresentavano samurai leali vennero aboliti o pesantemente censurati, così come lo furono libri e film sul bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. Vignette satiriche su MacArthur e allusioni alla censura degli occupanti vennero severamente proibiti. The commission finds you guilty as charged and sentences you to death by hanging. Yamashita himself thanked the commission for the fairness of his trial. Il generale Tojo, primo ministro all'epoca della guerra nel Pacifico, dichiarò nel corso del suo processo: nessun giapponese avrebbe osato agire contro la volontà dell'imperatore. Il contraddittorio fu immediatamente terminato e una settimana più tardi Tojo, doverosamente, dichiarò che l'imperatore aveva sempre apprezzata e voluta la pace. General Hideki Tojo, who assumed official responsibility for the conduct of the war and did everything possible to exonerate his emperor. In un intervento al Senato americano, MacArthur dichiarò che in termini di civilizzazione moderna, i giapponesi erano come ragazzini di 12 anni. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. Alla fine della guerra, il portafoglio prestiti delle banche era in pessimo stato. Il patrimonio in possesso delle banche consisteva principalmente di titoli di guerra e prestiti dati ad industrie ormai distrutte. In pratica, l'intero settore bancario era virtualmente in bancarotta. Un problema facilmente risolto dalla Banca del Giappone, la quale comprò i debiti del settore bancario con riserva valutaria creata per la circostanza, dando denaro per patrimoni spesso di nessun valore.
I primi due governatori post-bellici della banca centrale furono nominati dagli occupanti americani. Il primo governatore della banca del Giappone del dopoguerra fu Eikichi Araki. Ma immediatamente dopo la nomina fu accusato di crimini di guerra e si dovette dimettere. Poi, nel 1951, a seguito di un'amnistia per sospetti criminali di guerra in incarichi pubblici, fu nominato ambasciatore presso gli Stati Uniti. Nel 1954, al termine dell'incarico come ambasciatore, Araki fu nuovamente nominato governatore della Banca Centrale. Dopo l'amnistia per criminali di guerra del 1951, molti dei burocrati dei tempi di guerra furono reintegrati nelle posizioni che ricoprivano durante la guerra. Tra questi c'erano uomini politici e la maggior parte dei burocrati del Ministero dell'Interno che presiedevano l'ufficio del controllo del pensiero, molti dei quali furono trasferiti al Ministero dell'Educazione. Japan is the key to the fate of the Far East. Once again, for the second time in the march of modern history, those words have urgent reality. Per evitare disordini nella popolazione contadina che fomentavano il comunismo in Cina, gli americani intrapresero la ridistribuzione delle terre tolte ai grandi proprietari terrieri e date ai contadini. L'elite capitalista giapponese, conosciuta come Zaibatsu, fu epurata per il supporto dato alle attività di guerra e gli fu impedita ogni attività commerciale. Basically, the fascist policies of the 30s that the reform fascist bureaucrats could not implement during the war, even. Yes. The U.S. occupation managed to complete, like the land reform and right. The Saibatsu policy. Yeah, it's a very funny encounter of Japanese wartime fascists and American New Dealers. The Diet, home of Japan's Senate and House of Representatives. In Japan, fanatic students and leftist groups rioted for days on end, seeking to block the mutual defense treaty with America. The socialist deputies staged a riot in the Diet itself. The police, in restoring order, also evicted the socialists. The speaker was carried to the platform and called to order the session that approved the treaty. Nel 1957, Kishi Nobusuke, sospettato di crimini di guerra di primaria gravità, diventò primo ministro del Giappone. Durante la guerra fu ministro del commercio e dell'industria sotto il governo Tojo. Le sue responsabilità comprendevano la produzione di munizioni e il lavoro forzato. While Hitler's wartime war minister, war economy minister, yes, was in Berlin Spandau prison, yes, Speer, Albert Speer, his Japanese wartime colleague was prime minister, right, of yes, the country. Yeah. Nel dopoguerra, Kishi diventò fervente difensore della democrazia, anche se prima e durante la guerra definiva se stesso come un nazionalsocialista. Con il denaro delle organizzazioni criminali, delle corporazioni industriali e i fondi illeciti della CIA, Kishi fondò il Partito Liberal Democratico e lo rese una potente macchina politica. In Giappone, molti tra i più eminenti leader economici e politici del dopoguerra provenivano da un gruppo elitario di burocrati dei tempi di guerra. La stessa gente che aveva trascinato il Giappone in guerra, il Partito Liberal Democratico, rimase al potere per quasi 40 anni. Welcome home in Japanese to these American soldiers. After a tour of duty in Korea, they are returning to their base in Japan, where once, a short time before, they were stationed as occupation troops. And how do they return? How are they received by the people whose land they occupy? Not as overlords. Not as antagonists, not as men who are distrusted and feared and resented, but as friends.
Il Ministero delle Finanze aveva la sua sede nel distretto di Chiyoda, nel centro di Tokyo. Da qui il ministero controllava gran parte della vita economica giapponese. The Ministry of Finance was the most powerful ministry, and the Bank of Japan had to report to the Ministry of Finance. I funzionari del Ministero delle Finanze ispiravano atteggiamenti di rispetto e riverenza, e gli ex burocrati del ministero ottennero posizioni influenti ai vertici di istituzioni pubbliche e private. Ma c'era una sfera sulla quale il ministero non aveva completo controllo: la quantità di credito creato e la sua assegnazione, che veniva invece decisa dalla banca centrale giapponese, la Banca del Giappone. They told the Ministry of Finance and the public and the journalists, we run monetary policy through interest rates. And they let the Ministry of Finance rein in their interest rate policies. But the rule was done through not interest rates, which is the price of money, it was done through the quantity of money. It worked this way. It's called window guidance. The Bank of Japan just told the banks how much they were going to lend, they will have to lend in the coming quarter, and who, which sector of the economy to lend to. It's credit allocation, credit control. Ogni trimestre la Banca del Giappone dava istruzioni alle singole banche sull'entità dei prestiti e a quali settori industriali dovevano essere concessi. Tutti i prestiti venivano suddivisi in settori e sottosettori, e i maggiori richiedenti un credito venivano elencati per nome. La Banca del Giappone poteva decidere quali progetti favorire e quali reprimere, imponendo a chi e per cosa le banche potevano concedere prestiti. Questo era il sistema economico del tempo di guerra, adeguato alla produzione di beni di consumo. The 95 million people of Japan now enjoy a national income second only to the United States and the more prosperous nations of Western Europe. It's not a good system for capitalists, you know, shareholders, but for the population, it created a lot of wealth, very even income and wealth distribution, very high growth, and very rapidly raised quality of life and standards of living. Solo nel 1959 l'espansione economica fu del 17%. Ma una conseguenza del sistema economico di guerra fu che interi settori industriali competessero non per i profitti, ma per le quote di mercato. Le aziende concorrevano fino al fallimento per conquistare quote di mercato. Questo fenomeno era molto evidente e fu definito eccesso di competizione. La soluzione fu la formazione di cartelli impliciti o espliciti. Nel settore bancario, Window Guidance ebbe la funzione di meccanismo di controllo del cartello, perché la Banca del Giappone poteva imporre il numero e l'entità dei prestiti concessi alle banche. Di conseguenza, la classifica delle banche rimase immutata durante l'era postbellica, eccetto in caso di fusione. Un banchiere dichiarò: se non fosse stato per queste direttive, la competizione ci avrebbe condotto al harakiri. The US current account deficit surges to its highest level in 9 years. The size of the increase took many economists by surprise. Mentre i cartelli contenevano la competizione interna giapponese, non ponevano limiti alla concorrenza sui mercati internazionali. Le corporazioni giapponesi divennero velocemente dominanti in molti dei mercati mondiali. Al Senato americano ci furono udienze sul tema «Produttività giapponese, una lezione per l'America».
autorevoli teorie economiche sostenevano che solo il libero mercato può avere successo. Ma in pochi decenni il Giappone crebbe fino a diventare la seconda maggiore economia mondiale, senza affidarsi alla mano invisibile del libero mercato. L'economia giapponese del dopoguerra era un'economia di azione bellica dove, dalle armi, la produzione era passata ai beni di consumo. Dal momento che la Banca del Giappone si diceva fautrice del libero mercato, le direttive sul credito erano fonte di imbarazzo. I documenti ufficiali non ne facevano menzione o ne minimizzavano il ruolo, definendo volontario il controllo del credito. Ogni qualvolta il Ministero delle Finanze richiedeva informazioni sulla politica di assegnazione e creazione del credito della Banca del Giappone, i dipendenti della banca rispondevano con complesse dissertazioni infarcite di gergo tecnico per rendere il procedimento impenetrabile ai non addetti ai lavori. Nel novembre del 1965 fu immesso sul mercato un primo lotto di buoni del tesoro giapponese. D'ora in poi, quando i politici volevano aumentare la spesa, non avrebbero esercitato pressioni sulla Banca del Giappone, ma piuttosto sul Ministero delle Finanze. Era il Ministero delle Finanze, quindi, ad essere responsabile della montagna di debito pubblico in costante crescita. Gli anni Ottanta furono un'epoca di deregolamentazioni finanziarie nel mondo industrializzato. La maggioranza dei paesi industrializzati abolì le restrizioni sui movimenti di capitali. In Giappone, Tadashi Sasaki, ex governatore della Banca del Giappone, invocò un piano quinquennale per la trasformazione e la liberalizzazione dell'economia giapponese. Poi, nel 1986, il gruppo consultivo per la ristrutturazione economica, diretto da Haruo Maekawa, ex governatore della Banca del Giappone, propose un piano decennale di riforma economica mirato a rendere la qualità della vita dei giapponesi più simile a quella vissuta in Occidente. Nella proposta si dichiarava che è giunto il momento che il Giappone attui una trasformazione storica della propria politica tradizionale di gestione economica e dello stile di vita della nazione. Per il Giappone non può esserci ulteriore sviluppo senza questa trasformazione. Il rapporto sembrava una lista redatta dai negoziatori commerciali statunitensi. Cominciava con la richiesta di riforme amministrative e di abolizione dei poteri burocratici. Lo scopo era di trasformare l'intero corpo politico, l'abolizione del sistema economico di guerra e l'introduzione di un'economia di libero mercato in stile americano. I membri del gruppo consultivo che espressero dissenso vennero sollevati dal loro incarico. Gli articoli di stampa erano molto critici. Per gli osservatori era chiara la natura radicale del piano. Sembrava troppo ambizioso. Esigeva una rivoluzione completa di ogni settore del sistema economico, politico e sociale del Giappone.
Nonostante nel rapporto ci fossero richieste esplicite, c'era un imbarazzante silenzio sul come si dovessero raggiungere tali mete. L'unico indizio, nascosto nel rapporto, era: nell'attuazione di queste raccomandazioni, le politiche fiscale e monetaria hanno un ruolo significativo. The Bank of Japan has always been on the record arguing that this typical Japanese system that we're so familiar with should be scrapped. It just should be entirely scrapped, and US-style capitalism should be introduced. Now, whether you agree with that or not is an entirely separate question, but the Bank of Japan certainly thinks it should be scrapped. And now the next question is, how do you do that? Well, the Ministry of Finance has been legally in control for most of the post-war era. We've got entrenched bureaucratic structures, politicians, and all these cartels, and so on. That was the old system. Well, history teaches the system changes only fundamentally if there's a crisis. La Commissione propose di usare la politica monetaria per provocare una crisi storica, abbastanza grave da sradicare gli interessi acquisiti del Ministero delle Finanze, dei politici e delle aziende giapponesi. Ogni sistema ha entità che ne traggono benefici e di conseguenza non desiderano cambiamenti. Probabilmente non esiste una nazione al mondo che abbia cambiato il proprio sistema economico, politico e sociale in modo significativo senza una crisi. È una crisi che convince i cittadini e i gruppi di interesse della necessità di cambiamento. Well, and how can you achieve this? Well, you need a crisis. And the best way to create it is to have a bubble, because that's how nobody stops you. La Banca del Giappone cominciò ad aumentare sensibilmente le quote di prestito. L'aumento medio annuale di queste quote sfiorò il 15% alla fine degli anni Ottanta. Un banchiere dichiarò: nel pieno della bolla, volevano aumentare la quantità dei prestiti, ma la Banca del Giappone voleva che ne dessimo ancora di più. All'epoca, 20 代とか30代でそんなに年収300万ぐらいでも銀行がお金を貸してくれる、どんどん貸してくれるっていう、そういう時だったから、すごい若いのにマンション2個も3個も持ってる人とかいっぱいいた。 Il boom del credito non provocò solo una bolla nel mercato immobiliare, ma anche in quello azionario. Tra il 1985 e il 1989 il prezzo delle azioni crebbe del 240% e i prezzi dei terreni del 245%. Alla fine degli anni Ottanta, il valore dei giardini intorno al Palazzo Imperiale nel centro di Tokyo era pari a quello dell'intero stato della California. Nonostante il Giappone sia solo un 26esimo della superficie degli Stati Uniti, il valore del suo territorio era di 4 volte quello degli Stati Uniti. Il valore di mercato di uno solo dei 23 distretti di Tokyo, il distretto centrale di Chiyoda, superava il valore dell'intero Canada. Gli economisti, ai quali viene insegnato di basarsi sui risultati del mercato, cercarono di giustificare i prezzi così alti dei terreni. Per alcuni, la causa era la scarsità di spazio. Nuovi e splendenti quartier generali di aziende vennero eretti nell'elegante quartiere affaristico di Tokyo. Il mercato del lavoro si espanse così tanto che si diffusero reali timori di una scarsità di mano d'opera. Le aziende invitavano gli studenti universitari dell'ultimo anno a fare viaggi costosi in località turistiche per allettarli ad essere assunti.
The politicians loved it. The Minister of Finance loved it. We had a boom, tax revenues going up. The companies loved it. Everything was wonderful in the bubble era. 毎日が本当にお祭りだった気がする。女子は飲みに行っても全部おごりだし、で帰りは必ずタクシー券をもらえたし、で電車で帰るなんて誰もしなかった。みんなが飲み会に行って、で上司からタクシー券をもらって帰るっていう。Coi patrimoni e le azioni in crescita frenetica, nemmeno i produttori tradizionali seppero resistere alla tentazione di giocare in borsa ed espansero presto i propri uffici finanziari per gestire le speculazioni in azienda. I fondi di investimento speculativo di queste aziende, chiamati Zytech, erano soldi presi in prestito per poter speculare in immobili ed azioni. La frenesia raggiunse proporzioni tali che molti tra i maggiori produttori, come la casa automobilistica Nissan, guadagnò più attraverso investimenti speculativi che dalla produzione di macchine. Vennero scritti letteralmente migliaia di articoli sul nuovo miracolo economico giapponese. La spiegazione più frequente data dagli economisti era che la produttività alta e in crescita stava alla base dell'impressionante attività economica giapponese. Libri sulle tecniche manageriali dei giapponesi divennero successi editoriali internazionali. Gli uomini d'affari occidentali leggevano trattati del XVII secolo sulle strategie dei samurai. In realtà, le prestazioni stellari giapponesi degli anni Ottanta avevano ben poco a che fare con tecniche manageriali. Invece di venire usate per limitare e dirigere il credito, le direttive sul credito vennero usate per creare una bolla gigantesca. I conducted research, actually interviewing Bank of Japan officers and bankers, mm-hmm. Both sides on, you know, on sure. tape. The result was the Bank of Japan did continue its informal guidance. Sure. In fact, it was the Bank of Japan that forced the banks to increase their lending so much. La Banca del Giappone sapeva che le banche potevano mantenere le quote di prestito solo espandendo il credito non produttivo. Come affermato da un banchiere, se non c'è richiesta di credito da parte di clienti a basso rischio e si vuole esaurire l'intera quota, il rischio deve aumentare. Un altro banchiere dichiarò che un effetto collaterale della direttiva sull'ampliamento del credito è stato che le banche hanno aumentato i prestiti anche in assenza di domanda. Come tutte le bolle, anche quella giapponese, fu alimentata dalla rapida creazione di denaro da parte del sistema bancario. Tra il 1986 e il 1989, Toshihiko Fukui dirigeva la divisione bancaria della Banca del Giappone, la divisione responsabile delle direttive sulle quote dei prestiti. Quando un giornalista chiese a Fukui: i prestiti sono in forte espansione, non hai intenzione di chiudere i rubinetti dei prestiti bancari? Fukui rispose: dal momento che la politica di allentamento monetario è in corso, un controllo quantitativo sui prestiti sarebbe una contraddizione intrinseca. E quindi non intendiamo attuare una stretta quantitativa. A causa di adeguamenti strutturali dell'economia, in atto da lungo tempo, gli sbilanci internazionali sono in fase di soluzione. La politica monetaria sostiene questa linea, pertanto è nostro impegno continuare la politica di allentamento monetario il più a lungo possibile. È quindi normale che i prestiti siano in espansione. Why were the banks lending so much? Well, they were lending so much because they were forced to do so by the orders of the Bank of Japan.
Normalmente le banche scelgono i clienti tra un gran numero di richiedenti prestiti, negandoli ad una percentuale considerevole. Ma dal 1987 in poi, questo principio fu ribaltato. Erano le banche a cercare aggressivamente nuovi clienti. Abbondano aneddoti su come le banche offrivano prestiti a tassi stracciati, inseguendo i clienti come dei venditori ambulanti. とにかく本当に銀行がすごくお金を借りてくださいっていう感じだったから、例えばその結婚するからマンションを買う、でその自分たちの予算組みをした時に、それのその1000万ぐらい上乗せして大丈夫って、それでも返せるから。Le banche esageravano sempre le stime sul valore dei terreni, così che il rapporto tra valore del terreno e prestito superava spesso il 300%. Per la gente questo era un fenomeno strano e popolarmente venne chiamato il mare di soldi. Solo gli economisti, analisti e tutti quelli che lavoravano nei mercati finanziari o nel mercato immobiliare non erano così ingenui. Loro sorridevano di queste analisi semplicistiche. I prezzi dei terreni salivano per motivi ben più complessi del mare di soldi, dicevano. La gente comune semplicemente non capiva le tortuosità della tecnologia finanziaria avanzata. Quando un paese crea troppo denaro, parte di quel denaro se ne va all'estero sotto forma di investimenti. Negli anni Ottanta i flussi di capitali giapponesi crebbero, da un flusso di ingresso di più di 2 miliardi nel 1980 ad un flusso in uscita di 132 miliardi di dollari nel 1986. Merci, tra cui opere d'arte e oggetti di valore da tutto il mondo, venivano comprati da acquirenti giapponesi. Ci furono anche acquisizioni clamorose, come il Rockefeller Center, Columbia Pictures e il campo da golf di Pebble Beach. Capitali giapponesi si assicurarono uno sbalorditivo 75% di buoni del tesoro statunitense messi all'asta nel 1986. Ma per un paese non è semplice stampare denaro e darsi poi a spese pazze in giro per il mondo. Il Giappone poté farlo perché i mercati non svalutarono la sua valuta. Il valore di ciascuna divisa è determinato da agenti di cambio. Se i tipici indicatori tenuti d'occhio dagli agenti di cambio non comprendono l'eccesso di denaro creato nel paese in questione, allora creare grandi quantità di denaro e cambiarlo con valuta estera può essere fatto. Il Giappone aveva usato lo stesso trucco usato dagli Stati Uniti negli anni 50 e 60, quando le banche americane avevano creato un surplus di dollari. Le corporazioni americane usarono quel denaro per acquisire quelle europee. Mentre gli Stati Uniti avevano l'oro come garanzia del dollaro, la garanzia giapponese era un considerevole surplus commerciale. Un campanello d'allarme dell'accumulo di rischio sistemico nel settore bancario è il rapporto fra prestiti e transazioni non basate sul PIL e il totale dei prestiti. Tale rapporto aumenta sensibilmente in quei paesi che verranno poi colpiti da una crisi bancaria. Fu questo stesso processo che alimentò il boom dei mutui e i prezzi immobiliari degli Stati Uniti e del Regno Unito negli anni 80 e 2000.
Lo stesso processo che dette vita anche agli anni ruggenti, negli anni 20, le banche americane prestavano con azioni a garanzia. Il principio è sempre lo stesso. Quando una banca compra azioni ad occhi chiusi, crea nuovo denaro. Con l'afflusso di denaro nel mercato azionario, il prezzo delle azioni doveva aumentare. Ciascuna banca ritenne sicuro accettare una certa percentuale di valore delle azioni come garanzia, ma l'azione cumulativa di tutte le banche gonfiò l'intero mercato. In Giappone il valore complessivo dei terreni privati crebbe da 14,2 trilioni di yen nel 1969 a 2.000 trilioni nel 1989. Nel 1989, alla sua prima conferenza stampa come governatore della Banca del Giappone, Yasushi Mieno dichiarò che «dato che la precedente politica di allentamento monetario ha provocato un aumento del valore dei terreni, attueremo una restrizione dei prestiti immobiliari». He looked around, looked at the bubble, asset prices rising, you know, the gap between rich and poor is getting bigger, let's stop it. His name was Mr. Mieno, and he was a hero in the press because he fought against this silly monetary policy. Well, the fact was, he was deputy governor during the bubble era, and he was in charge of creating the bubble. All'improvviso i prezzi dei terreni e delle merci smisero di crescere. Nel solo 1990 il mercato azionario scese del 32%. Poi, nel luglio del 1991, cessarono le direttive sulle quote di prestito. Cosa che colse di sorpresa i funzionari della Banca del Giappone incaricati delle direttive. I banchieri furono lasciati a se stessi. Protestarono di non saper più come pianificare i prestiti. In passato, quando una filiale desiderava prestare più denaro, gli veniva risposto che la quota stabilita della direttiva era esaurita. Ora non era più possibile aumentare i prestiti. Quando le banche si resero conto che la maggioranza dei 99 trilioni di yen prestati forse non sarebbero rientrati, si impaurirono così tanto che smisero di prestare non solo a speculatori, ma limitarono prestiti a chiunque altro. Well, it's a bleak Christmas ahead for Japan. The stock market on Monday sinking to its lowest close in over 2 years. Last week's collapse of one of Japan's biggest food traders was the 9th time this year that a listed company went under. Più di 5 milioni di giapponesi persero il lavoro senza riuscire a trovare un altro impiego. Il suicidio divenne la più frequente causa di morte per i maschi di età compresa fra i 20 e i 44 anni. Tra il 1990 e il 2003 fallirono 212.000 aziende. Nello stesso periodo in borsa ci fu un calo dell'80%. Il prezzo dei terreni nelle maggiori città crollò dell'84%. Alcuni economisti sembrarono sollevati. Il declino era la prova che il sistema economico giapponese non era poi così solido. In quel frangente il governatore della Banca del Giappone, Yasushi Mieno, dichiarò: «Grazie a questa recessione siamo tutti consapevoli della necessità di attuare cambiamenti in economia».
Il Ministero delle Finanze, credendo che i tassi di interesse fossero lo strumento giusto, fece pressioni sulla Banca del Giappone perché li abbassasse, finché il tasso ufficiale avesse raggiunto lo 0,1%. Molti economisti predissero un recupero dell'economia. Eppure, nonostante le affermazioni della stampa finanziaria e delle banche centrali che il taglio dei tassi sia di stimolo alla crescita, mentre gli altri tassi di interesse la rallentino, non esistono nella pratica prove di questa relazione. Japanese and American businessmen are meeting here with a plea from Japan's companies for a lower yen. Only 6% of Japanese exporters can make profits with the dollar at less than 100 yen. On average, they need the American currency to rise above 117 yen to break even. Il Ministero delle Finanze chiese alla Banca del Giappone di vendere grandi quantità di yen e comprare dollari americani, in modo da far scendere il tasso di cambio dello yen e rilanciare le esportazioni. We all know that two of them, the Ministry of Finance MOF in Japan and the Bank of Japan, they just don't get along well. And what has been happening also again this month is that the Bank of Japan has been sterilizing its own intervention. Well, to be precise, the intervention ordered by the Ministry of Finance. The Ministry of Finance tells the Bank of Japan to go out and buy, well, we had a figure roughly 20 billion worth of US treasuries. But the Bank of Japan is sterilizing this, which means it is basically taking the money from the economy to fund this purchase. Most researchers agree sterilized forex intervention doesn't work. The BOJ is again sterilizing. That's why it doesn't work. That's why the yen has remained strong. Una banca centrale toglie denaro dall'economia vendendo le proprie attività. Al contrario, immette denaro nell'economia comprando attività. Quando le banche centrali comprano e vendono attività, incrementano o decrementano la quantità di denaro circolante nell'economia. I funzionari della Banca del Giappone ignorarono questa regola e affermarono che questa trasformazione strutturale o riforma può produrre spinte deflazionistiche nel breve periodo, ma favorirà un'economia molto più efficiente dopo qualche tempo. Secondo osservatori indipendenti, la domanda interna doveva essere sostenuta dalla spesa pubblica e di conseguenza la richiesta di prestiti sarebbe cresciuta. Il governo seguì questa linea per un decennio, dilatando il debito pubblico fino a livelli storici. Tra il 1992 e il 2002 furono varati 10 programmi di stimolazione per un totale di 146 trilioni di yen. Mr. Richard Verner is chief economist at Jardine Fleming Securities in Tokyo. He joins us now to share his views on where the Japanese economy is heading. Mr. Verner, good evening to you. Thank you for joining us. The government was spending with the right hand, putting money into the economy, but the fundraising was done through the bond market, and therefore it took the same money out of the economy with the left hand. There was no increase in total purchasing power, and that's why the government spending couldn't have an impact. Nel 2011 il debito pubblico giapponese raggiunse il 230% del PIL, il più alto del mondo. Il Ministero delle Finanze era a corto di soluzioni. Gli osservatori incolparono il Ministero per la recessione e sostennero le voci che attribuivano la recessione al sistema economico giapponese. Ma quanto sarebbe stato difficile conciliare il problema del debito nel settore bancario e la deflazione? A quanto pare non sarebbe poi così facile. The financial system always looks like catch 22. There's no loan growth, so there's no economic growth, so there's no loan growth, so there's no economic growth. Well, there is one thing that can break through that circular argument. That's the central bank. The job of the central bank in this situation is to print money.
what we need now is more radical measures, and there are some painful ones, but there are also painless ones. The central bank could, for example, just buy all bad debts. At face value, Japan would have the strongest banks in the world. Per salvaguardare il settore bancario, una banca centrale può comprare gli oneri passivi delle banche con denaro creato per l'occasione, dando loro il valore nominale di attività che spesso valgono decisamente meno. Questo fece la Banca del Giappone dopo la guerra. In alternativa, si può dare denaro alle banche aiutandole a realizzare profitti consistenti. Un possibile metodo è che una banca centrale monopolizzi un certo mercato, creando di fatto una mini bolla in quel mercato, nel quale le banche investono pesantemente per ricavarne grossi profitti. Una tecnica relativamente frequente attuata dalle banche centrali per sostenere il sistema bancario interno. In alternativa, si possono individuare richiedenti di prestiti a rischio zero o varare correzioni contabili per ripianarne i bilanci. Le autorità e la Banca del Giappone proposero, così come faranno le potenze occidentali quasi due decenni dopo, che il conto venisse pagato dai contribuenti. In March last year, as you may remember, the government injected a large amount of money into some 15 major Japanese financial institutions, and we were one of them. Yeah. That helped us write off bad debts and also to beef up our capital base so that we would be prepared to lend. Le imposte sono state spesso usate per ricapitalizzare le banche, anche se non ci sono prove che i contribuenti siano stati responsabili dei debiti delle banche. Tali politiche possono quindi generare forti dilemmi morali. La massa monetaria è determinata dall'aumento netto in creazione di denaro da parte di banche e banche centrali. Se gli obblighi morali impongono che il settore bancario non venga salvato, una banca centrale può comunque evitare deflazione e recessione. La banca centrale può infatti aumentare la massa monetaria. Una banca centrale può incrementare la quantità di denaro circolante in economia in qualsiasi momento, senza limiti, semplicemente comprando attività dal settore privato e pagandole con credito appena creato. La Banca del Giappone avrebbe potuto acquistare terreni e convertirli in parchi pubblici. And there is an opportunity here to solve three problems in one stroke. The economy needs money creation, the banks need to get rid of their bad debt, and the real estate sector needs some transactions. Well, what he can do is just have the central bank print money, buy the land from the banks, turn it into parks, and actually you solve another problem, quality of life in Japan. Anche se la Banca del Giappone vendesse poi questi terreni ad una frazione del loro costo, ne trarrebbe comunque profitto, perché per una banca centrale il costo di creare denaro è pressoché nullo. Un altro modo per immettere denaro nell'economia è l'allentamento quantitativo. Nonostante tutte queste opzioni, la Banca del Giappone rifiutò, durante tutto il periodo, di attuare misure che avrebbero risolto la crisi. When I was at the Bank of Japan 92-93 as a visiting researcher, I was convinced that this recession was going to get really bad. So any Bank of Japan guy who I could get to talk to me, I would ask, well, why aren't you printing more money? I noticed they were not printing enough money. And I met one guy who was quite open about that. He said, Richard, yeah, sure, we could have printed more money, we could have created a recovery, but then nothing would have changed. Japan's economic structure would not have changed. Now, that time, I still wasn't ready to believe that the Bank of Japan was seriously prolonging the recession on purpose in order to get structural changes. That just seemed a bit too wild. Finance Minister Masajiro Shiokawa has turned to the Bank of Japan, asking it to help stop deflation, or fight deflation at least.
La Banca del Giappone resistette ad ogni appello del governo, del ministro delle finanze e del primo ministro di creare denaro per stimolare l'economia e porre fine alla lunga recessione. In certe occasioni la banca ridusse addirittura la quantità di denaro in circolazione, cosa che peggiorò la recessione. Le ragioni date dalla Banca del Giappone avevano sempre lo stesso tono, e cioè che il problema era la struttura economica del Giappone. Personaggi della banca dissero perfino che un allentamento monetario poteva creare un danno, favorendo un ulteriore ritardo nel progresso delle riforme strutturali. I governanti giapponesi del primo dopoguerra sapevano di dover gestire un'economia di guerra, ma scelsero di tacere per motivi politici. La propaganda della Guerra Fredda insisteva che il Giappone post-bellico adottasse lo stile politico ed economico americano. Riluttanti a dire la verità, i governanti del primo dopoguerra si portarono la verità sull'origine del miracolo economico giapponese nella tomba. Una generazione di burocrati e politici ha governato durante gli anni 80 e 90 senza capire né la vera natura né la finalità dell'economia del loro paese. Un'intera generazione di economisti giapponesi era stata mandata negli Stati Uniti per prendere un dottorato o specializzazione post laurea in economia di stampo americano. Siccome l'economia neoclassica assume che esiste un solo tipo di sistema economico, e cioè mercati liberi, senza restrizioni, dove azionisti e banche centrali regnano sovrani, molti economisti giapponesi ripeterono meccanicamente le teorie degli economisti americani. U.S. and Japan closed 2 days of insurance talks on Tuesday. Primary sector deregulation is needed to overcome the entrenched interests of large insurance companies, life and non-life, and the Ministry of Finance bureaucracy. They need to reach an agreement before December the 15th. After that date, the U.S. has threatened to impose trade sanctions. Well, a key move analysts are expecting, the securitization of real estate. Well, will the package be enough? Well, for more, we are talking to Richard Werner. To have meaningful securitization, we need deregulation, and that's already the answer to your question. To get deregulation, you have to reduce the power of the Ministry of Finance, and obviously the Ministry was resisting that. Negli anni Ottanta, chi si presentava mostrando un biglietto da visita del prestigioso Ministero delle Finanze suscitava atteggiamenti di riverenza e rispetto. Ma a metà degli anni Novanta la mentalità era cambiata. Per molti osservatori non c'era più dubbio ormai che il Ministero delle Finanze fosse la causa della recessione. Fuori delle porte del ministero ci furono frequenti dimostrazioni da parte dei cittadini disgustati dall'operato dei burocrati. All'inizio del 1998 e per la prima volta, i pubblici ministeri perquisirono il più potente ministero del Giappone. Sia le banche che i loro controllori vennero ferocemente criticati per il loro operato. Gli scandali misero in luce le relazioni confidenziali esistenti tra funzionari del Ministero delle Finanze e banchieri. Molti dipendenti di banca e perfino alcuni funzionari del Ministero vennero arrestati e incarcerati. Alcuni commisero suicidio. Con le parole del banchiere centrale Masaaki Shirakawa, non è semplice modificare un assetto istituzionale e promuovere riforme strutturali, perché inevitabilmente si coinvolgono interessi acquisiti di tutte le parti economiche in gioco. Mentre Yutaka Yamaguchi, un vice governatore della Banca del Giappone, aveva detto che
La Banca del Giappone ha affrontato il problema che l'allentamento monetario avrebbe ridotto i rischi più immediati, che, a sua volta, risulterebbe nel ritardo di attuazione di soluzioni importanti. Dalla metà degli anni 90 in poi, il governo dette inizio all'abbattimento della struttura di potere del Ministero delle Finanze, mentre la Banca del Giappone accrebbe notevolmente la propria influenza. You have written just recently, there's no doubt in your mind, the central bank, the Bank of Japan, will be cut loose from the Ministry of Finance and become pretty much independent, putting it on a footing with other central banks. Briefly, why are you so sure? Basically, the Ministry of Finance, which had been controlling, legally at least, the Bank of Japan, I mean, that's what the law says, has lost all credibility. The Ministry of Finance is being blamed for the creation of the bubble, for the long recession, and for many other problems which we had recently in Japan. Whereas the Bank of Japan has been out of the spotlight of public criticism, and it's using that now to say, well, the MOF has been bad, we need independence now. Richard, thanks very much. I have been speaking to Richard Werner, Chief Economist at Jardine Fleming Securities in Tokyo. Nel 1994, subito dopo il pensionamento come governatore della Banca del Giappone, Mieno iniziò una serie di conferenze parlando a varie associazioni e gruppi di interesse. Esercitò pressioni per cambiare le regole della Banca del Giappone. Con le sue argomentazioni insinuava che il Ministero delle Finanze aveva spinto la Banca del Giappone a fare scelte sbagliate. Per evitare il ripetersi di tale problema, la Banca del Giappone doveva avere piena indipendenza legale. Secondo Mieno, rendere indipendenti le banche centrali era lo specchio della saggezza umana forgiata dalla storia. Nel 1998 la politica monetaria fu affidata alla Banca del Giappone, ormai indipendente. So you're saying that politicians as well as economists should be putting more pressure towards the Bank of Japan in order to create more money, but a lot of critics are going to say that that is intervening into the central bank's independence. What do you make of that? I think that's exactly right. That is intervening in the central bank's independence, and that's exactly what we need. I numerosi scandali che seguirono il disastro della bolla trascinarono anche il sistema monopartitico al potere dal 1955 del Partito Liberal Democratico. Nel vecchio sistema, la competizione tra politici non era sulle proposte politiche. La politica era fatta dai burocrati. I politici si limitavano a rabbonire i collegi elettorali locali con progetti di lavori pubblici. Nell'ottobre del 1997, per la prima volta nella storia post-bellica, tutte le iniziative politiche di stimolo dell'economia vennero proposte dai politici e non dai burocrati. Poi, all'inizio del 2001, un nuovo tipo di politico si affacciò sulla scena. Government bonds staged their biggest rally this month as Junichiro Koizumi emerged as the hot favorite to become the country's next prime minister. Junichiro Koizumi divenne primo ministro. Quanto a popolarità e scelte politiche, viene spesso paragonato a Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Il suo messaggio era semplice: nessuna ripresa senza riforme strutturali. Al vertice di Genova del luglio del 2001 dichiarò: secondo alcuni la ripresa è possibile anche senza riforme, ma se l'economia riprende, verrà meno la volontà di riforme. Dopo le elezioni, quindi, continuerò il mio programma che non prevede ripresa senza riforme strutturali.
Durante il 2001 il messaggio che non c'è crescita economica senza riforme strutturali venne trasmesso quasi ogni giorno dagli schermi TV della nazione. 先週開かれた G7 でも先月の日米首脳会談でも外国から要求されるのは日本の構造改革。確かにお隣韓国では経済危機のどん底で財閥解体などに取り組み、今や経済は急回復。だが韓国よりはるかに巨大で影響の大きい経済大国日本の構造改革はまだこれからだ。 Now everyone believes we need structural changes. We need to scrap Japanese-style capitalism to get a recovery. Why? It seems we tried all the policies. It seems we've tried everything. Nothing works. So the system itself, the Japanese-style economic system, must be to blame. So we better get rid of it. Il sistema economico giapponese stava mutando in un'economia di mercato stile americano. Il che implica che il centro dell'economia venga spostato dalle banche al mercato azionario. Per invogliare i correntisti a ritirare i soldi dalle banche e metterli nel rischioso mercato azionario, venne abolita con una riforma ogni garanzia sui depositi bancari e si concessero agevolazioni fiscali sugli investimenti azionari. Con il diffondersi del capitalismo azionario stile americano, crebbe notevolmente la disoccupazione, crebbero disuguaglianze di reddito e ricchezza, come crebbero suicidi ed episodi di criminalità violenta. Poi, nel 2002, la Banca del Giappone si adoperò attivamente per aggravare i bilanci delle banche, costringendole a pignorare i beni di clienti inadempienti. Fino ad allora, Hakuo Yanagisawa, ministro per i servizi finanziari, si era opposto alle proposte suggerite dalla Banca del Giappone di dare alle banche i soldi degli introiti fiscali. Questo avrebbe, di fatto, nazionalizzato le banche e preso il loro controllo, usando poi tale potere per esigere la restituzione di prestiti e scatenando il fallimento di molte grandi aziende. Il signor Yanagisawa fu convenientemente rimosso dal primo ministro e sostituito da Heizo Takenaka. Takenaka sosteneva il piano della Banca del Giappone sui pignoramenti per gli insolventi. Minister Takenaka was trying to implement a policy to actually dramatically weaken the balance sheets of the banks in order to give him a free hand and allow him to nationalize them. Takenaka nominò una unità operativa che sovrintendesse le politiche bancarie. Due membri dell'unità erano ex dipendenti della Banca del Giappone. Uno di loro, Takeshi Kimura, chiese subito l'attuazione di correzioni contabili che avrebbero depresso i bilanci delle banche e resa inevitabile la nazionalizzazione. Takuro Morinaga, un noto economista di Tokyo, obiettò che le proposte di Takenaka, indotte dalla Banca del Giappone, non avrebbero favorito soggetti nazionali, ma principalmente i fondi avvoltoio statunitensi specializzati nel rilevare aziende sull'orlo del fallimento. Questi fondi avvoltoio avevano incontrato difficoltà perché tra le oltre 200.000 aziende in crisi, poche tra queste, che stuzzicavano l'appetito dei fondi avvoltoio, erano di fatto fallite. Quando i piani di induzione al fallimento di Kimura e Fukui vennero resi noti, il primo gestiva una compagnia privata di consulenza sulla cartolarizzazione di patrimoni in difficoltà, mentre il secondo era consulente della banca d'affari Goldman Sachs con sede a Wall Street, uno degli operatori di fondi avvoltoio più grandi del mondo. Mr. Fukui, also his mentor, Mr. Mieno, and his mentor, Mr. Maekawa, and you've guessed it, these are some of the princes of the yen that the book is all about. They have said on the record in the 80s and also throughout the 90s, what is the goal of monetary policy? It is to change the economic structure. Now, how do you do that? Well, you need a crisis, and that's really what they've done. They've created a crisis to change the economic structure. Richard, we're just out of time. I have to cut you off. Thank you so much, and we apologize. バブルの原因は
窓口指導なんですね。で、窓口指導は日銀が独立的に決めたものなんですね。La sezione responsabile delle direttive sulle quote di prestito della Banca del Giappone si chiamava sezione bancaria. And who was in charge of this? The man at the head of this banking department inside the Bank of Japan during the bubble from 86 to 89 was Toshihiko Fukui. Mr. Fukui, the current governor of the Bank of Japan, he's the man who created the bubble. Quando Fukui diventò governatore della Banca del Giappone, dichiarò: mentre distruggo il modello di forte crescita, ne costruisco uno più consono alla nuova era. They have succeeded on all counts. If you look at the list of their goals, and you know, it was more than a wish list, it was more or less a plan that they mapped out. They wanted to achieve, they've reached all those goals. Destroy the Ministry of Finance, break it up, get an independent financial supervisory agency, reach independence for the Bank of Japan itself by changing the Bank of Japan law, and engineer deep structural changes in the economy by shifting from manufacturing to services, opening up, deregulating, liberalizing, privatizing the whole lot. Negli anni venti l'economia giapponese somigliava per molti versi a quella odierna americana: competizione selvaggia, licenziamenti e assunzioni aggressive, guerre di acquisizione tra grandi corporazioni, scarsi controlli, grandi azionisti che pretendevano dividendi elevati, finanziamenti provenienti dai mercati e non dalle banche. Eppure, per tutta l'era post-bellica, l'economia giapponese era stata l'opposto: fortemente regolata, con cartelli che limitavano la competizione, finanziamenti gestiti dalle banche e partecipazioni incrociate che limitavano il potere degli azionisti. Nessuna acquisizione ed un mercato del lavoro congelato con assunzioni a vita e salari basati sull'anzianità. La tesi sostenuta era che per uscire dalla recessione ed aumentare produttività il Giappone doveva passare dal capitalismo assistenziale al capitalismo azionario diffuso. Ma resta incomprensibile perché un paese con un costante ed importante saldo attivo della bilancia commerciale dovrebbe modificare il proprio sistema economico per diventare più competitivo. Quella giapponese non era l'unica economia robusta dell'Asia che negli anni 90 si trovò nella più profonda recessione della Grande Depressione. Nel 1997 le valute delle economie delle cosiddette tigri asiatiche non poterono mantenere un tasso fisso di cambio con il dollaro americano. In un solo anno queste economie crollarono del 60-80%. Le radici di questa crisi originavano addirittura nel 1993. In quell'anno, le economie delle tigri asiatiche, Corea del Sud, Thailandia e Indonesia, attuarono una politica aggressiva di deregolamentazione in conto capitale e istituirono servizi bancari internazionali che permetterono ai settori bancario e imprenditoriale di ottenere prestiti dall'estero. Era la prima volta dal dopoguerra che si poteva accedere a questo tipo di prestiti. In realtà non c'era alcun bisogno che le economie delle tigri asiatiche ottenessero prestiti dall'estero. Tutto il denaro necessario per gli investimenti nazionali poteva essere creato internamente. Anzi, le pressioni per liberalizzare il flusso di capitali vennero proprio dall'esterno. Già dall'inizio degli anni 90 il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Tesoro statunitense avevano esercitato pressioni su questi paesi perché permettessero alle aziende di accedere a prestiti esteri. Il pretesto era che l'economia neoclassica aveva provato che i liberi mercati e il libero movimento di capitali aumentavano la crescita economica. Una volta che i conti capitale furono deregolamentati, le banche centrali iniziarono a dare incentivi irresistibili alle aziende nazionali perché richiedessero prestiti esteri, rendendo più onerosi i prestiti ottenuti in valuta nazionale di quelli in dollari americani.
domestic local interest rates were high, higher than the US dollar interest rate. Okay, and the exchange rate was virtually fixed. It was the government and the central bank that said, we will maintain the exchange rate. That's right. That's right. Central banks of Thailand and other East Asian countries resisted exchange rate adjustment, and they tried to send the signal that they would protect the exchange rate. Nelle dichiarazioni pubbliche, le banche centrali posero l'accento sul mantenimento dei tassi di cambio fissi con il dollaro americano. Chi prendeva un prestito, quindi, non doveva preoccuparsi di pagare di più in valuta nazionale del prestito ottenuto in origine. When I went to Thailand, I was actually on an ADB mission as an outside consultant. I went straight to the Bank of Thailand and asked them, were there any informal credit guidance schemes? And they were surprised that I asked this question, because of my study of Japan, I thought perhaps there's something similar. And they told me, it was a young staff who perhaps wasn't aware of the politics involved. He said, yeah, we have this credit planning scheme. Alle banche fu ordinato di aumentare il credito, ma si ritrovarono di fronte ad una scarsa richiesta da parte di settori produttivi dell'economia, perché le aziende fruivano già di incentivi per prendere prestiti dall'estero. Dovettero quindi ricorrere a clienti ad alto rischio ai quali prestare denaro. Le esportazioni diminuirono perché le banche centrali decisero di ancorare le loro valute al dollaro statunitense. Si ridusse anche la competitività, ma il saldo delle partite correnti restò invariato, perché i prestiti ottenuti dall'estero figurano come esportazioni nella bilancia dei pagamenti. Quando gli speculatori cominciarono a vendere, il baht thailandese, il won coreano e la rupia indonesiana, le rispettive banche centrali reagirono con futili tentativi di mantenere l'ancoraggio finché sperperarono la quasi interità delle proprie riserve in valuta estera. I soggetti esteri che prestavano denaro ebbero ampio margine per ritirare i propri capitali ad un tasso di cambio sopravvalutato. Le banche centrali sapevano che se i rispettivi paesi esaurivano le riserve di valuta estera avrebbero dovuto chiedere l'intervento dell'FMI per evitare la bancarotta. E se l'FMI fosse intervenuto, le banche centrali sapevano cosa avrebbe chiesto questa istituzione con sede a Washington, perché nei tre decenni precedenti le richieste del Fondo Monetario sono state sempre le stesse. Le banche centrali dovevano diventare indipendenti. Il 16 luglio il ministro delle finanze thailandese prese un aereo per Tokyo per chiedere al Giappone di salvarli. In quel periodo il Giappone disponeva di 213 miliardi di dollari in riserve estere, molto più delle riserve totali del Fondo Monetario Internazionale. I giapponesi erano disposti ad aiutare, ma Washington pose un veto. Qualsiasi soluzione per la crisi degli asiatici doveva venire da Washington, tramite il Fondo Monetario Internazionale. After 2 months of speculative attacks, the Thai government floated the baht. Well, the International Monetary Fund to date has promised almost $120 billion to the embattled economies of Thailand, Indonesia, and South Korea. Immediatamente dopo il loro arrivo nei paesi colpiti dalla crisi, i rappresentanti dell'FMI si installarono presso le banche centrali e da lì dettarono ciò che altro non erano che i termini della resa. L'FMI impose una serie di richieste tra cui limiti alla banca centrale e alla creazione del credito, importanti riforme legali e un brusco aumento dei tassi di interesse. Con l'aumento dei tassi di interesse, i clienti ad alto rischio divennero insolventi.
oppressi da pesanti passivi, i sistemi bancari di Thailandia, Corea e Indonesia erano sull'orlo della bancarotta. Anche aziende tradizionalmente solide cominciarono ad accusare la stretta creditizia. Aumentarono i fallimenti. La disoccupazione raggiunse i livelli più alti dagli anni 30. The role of the fund in coming to the rescue of ailing nations has been fiercely debated. Some have even accused the IMF of actually making Asia's economic crisis worse. Even if they have to subvert our economy, they will do so just to prove that they are right. The IMF has not been very helpful. Il Fondo Monetario conosceva bene le conseguenze delle sue politiche. Nel caso della Corea, avevano anche uno studio dettagliato, ma tenuto riservato, che prevedeva quante aziende coreane sarebbero fallite se il tasso di interesse fosse salito di 5 punti percentuali. Nel primo accordo fra Fondo Monetario e Corea si chiedeva un incremento di esattamente 5 punti percentuali dei tassi. The IMF policies are clearly not aimed at creating economic recoveries in the Asian countries. They pursue quite a different agenda, and that is to change the economic, social and political systems in those countries. In fact, the IMF deals prevent the countries concerned, like Korea, Thailand, to reflate. Interesting, you're saying it's making the crisis worse, and you're suggesting that the IMF has a hidden agenda. Well, I mean, it's not very hidden, this agenda, because the IMF quite clearly demands that the Asian countries concerned have to change the laws so that foreign interests can buy anything from banks to land. And in fact, the banking systems can only be recapitalized, according to the IMF deals, by using foreign money, which is not necessary at all, because as long as these countries have central banks, they could just print money and recapitalize the banking systems. You don't need foreign money for that. So the agenda is clearly to crack open Asia for foreign interests. Il Fondo Monetario pretese che le banche in difficoltà non venissero salvate, ma invece lasciate fallire e vendute a prezzi stracciati, spesso a grandi banche di investimento americane. One positive coming out of Thailand is that they'll be auctioning off some major assets from 56 finance companies. In your view, should some of the owners from the 56 finance companies be allowed to buy back their assets? In molti casi l'FMI emise lettere di intento dove si diceva esplicitamente che le banche venissero vendute ad investitori esteri. And let me emphasize in that respect that these reform programs are the key, the absolute key, to restoring financial stability. For the first time ever, South Korea closed 5 banks in a major step toward meeting its IMF mandate. The number of commercial banks has declined, has been reduced as a result of closures, mergers and acquisitions, and the foreign strategic investors are now in, which is a remarkable change. In Asia, i salvataggi orchestrati dai governi per sostenere le istituzioni finanziarie in sofferenza furono impediti. Ma quando, un anno dopo, una crisi simile colpì l'America, le stesse istituzioni reagirono diversamente. Il fondo speculativo con sede in Connecticut, Long Term Capital Management, che come clienti accettava solo investitori o istituzioni con un elevato patrimonio netto, aveva utilizzato i 5 miliardi di dollari del suo capitale clienti più di 25 volte, prendendo in prestito oltre 100 miliardi da banche in giro per il mondo. Quando le perdite minacciarono di danneggiare le banche prestatrici con il possibile rischio di una crisi bancaria sistemica che avrebbe compromesso il sistema finanziario e l'economia americana, la Federal Reserve elaborò un salvataggio di cartello facendo pressioni su Wall Street
e su banche internazionali perché fornissero fondi che avrebbero evitato il fallimento. Yeah, I mean, you're right. The views from Washington and New York seemed certainly quite flexible, because soon after they told all the Asian countries no bailouts for financial institutions, when then long-term capital management, a hedge fund in New York, almost went bust, suddenly a bailout was organized, just contradicting what they'd said to the Asian countries. But they say that there are no public money used for LTCM. But the meeting was held famously inside the Federal Reserve, right? Perché gli Stati Uniti pretendevano da altre nazioni, invocando il libero mercato, il rispetto delle stesse regole che non intendevano applicare all'interno dei propri confini? Gli esempi delle crisi giapponesi e asiatiche fanno capire che le crisi possono essere manipolate per favorire la ridistribuzione delle proprietà economiche ed attuare cambiamenti legali, strutturali e politici. Oggi eventi simili sono in corso nell'area dell'Eurozona. I paesi appartenenti all'area dell'euro hanno rinunciato ad avere una propria valuta nazionale e ceduto questo potere alla Banca Centrale Europea. With me here in the studio is Richard Werner. He's the professor at Southampton University. Richard was an advisor to the Bank of Japan and the Ministry of Finance at the end of the bubble era in the 1990s. What's your advice to the ECB? They meet tomorrow. What would you be telling them? Well, again, I mean, they have to focus on the quantity of credit creation more than interest rates. The ECB has a lot to learn from its past mistakes, because basically I think it didn't really watch carefully enough credit creation, where in Spain, Ireland, we had a massive credit expansion under the watch of the ECB. Mm-hmm. They didn't look at that. Interest rates, of course, are the same in the Eurozone, but the quantity of credit cycle was very different. There's one interest rate for the whole Euro area, but in 2002, the ECB told the Bundesbank to reduce its credit creation by the biggest amount in its history, and told the Irish Central Bank to print as much money as if there's no tomorrow. What do you expect is going to happen? Same interest rate. Is the same growth? No. Recession in Germany, boom in Ireland. Which one tells you that? Which variable? Credit creation. Dal 2004, in piena gestione della BCE, il credito bancario in Irlanda, Grecia, Portogallo e Spagna aumentò di oltre il 20% all'anno e i prezzi immobiliari schizzarono verso l'alto. Con la stretta del credito, i prezzi degli immobili crollarono, i costruttori fallirono, il sistema bancario di Irlanda, Portogallo, Spagna e Grecia divenne insolvente. La BCE avrebbe potuto evitare queste bolle, così come avrebbe potuto evitare le conseguenti crisi economiche e bancarie. Ma si rifiutò di farlo finché non vennero fatte importanti concessioni politiche, quali il trasferimento del potere fiscale e la pianificazione dei distanziamenti da ciascuno degli stati sovrani all'Unione Europea. Sia in Spagna che in Grecia la disoccupazione giovanile crebbe di oltre il 50%, costringendo molti giovani a cercare lavoro all'estero. I medici greci, la cui educazione è stata pagata dai contribuenti, ora lavorano in Germania. Le delibere del corpo decisionale della BCE sono segrete. Il solo tentativo di condizionare la BCE attraverso un processo di dibattito democratico, ad esempio, è proibito dagli accordi del Trattato di Maastricht. La BCE è un'organizzazione internazionale che sta al di sopra e al di fuori di ogni giurisdizione di ciascun paese membro. Il personale dirigente ha un passaporto diplomatico e i documenti ed archivi della Banca Centrale Europea non possono essere ispezionati o sequestrati da nessuna polizia o pubblico ministero. Tra gli economisti, la BCE ha la reputazione di una delle banche più potenti del mondo e delle meno trasparenti tra le banche centrali. Eppure, l'ex presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, risolse il problema dichiarando semplicemente che non c'era un problema. La BCE è tra le più trasparenti banche centrali del mondo
ed ha contribuito a definire l'eccellenza delle pratiche bancarie in questo campo, ha dichiarato. The gentleman over there. Yes, please. My name is Richard Werner. I'm an economist. My question is for Monsieur Trichet, who's also been for years member of the governing council of the ECB. The question is, where in the Maastricht Treaty or ECB statutes does it say that it's the job of the ECB to back structural reform or any other political agenda? I said very, very clearly, and we have all said very, very clearly, that we had no responsibility in this domain. We have a voice. And we say in this domain and in some others what we think. And perhaps if we can help in explaining from our side to the general people that they would be better off, perhaps it would help Europe embarking in this implementation of structural reforms, which is so important. And there is a consensus on that. The diagnosis, again, is a very, very, very large consensus on this point. La Commissione europea, un'istituzione non eletta, il cui scopo è la costruzione degli Stati Uniti d'Europa con tutto ciò che implica uno Stato unificato, ha un interesse ad indebolire i singoli governi e l'influenza dei parlamenti democratici d'Europa. Si è poi scoperto che il bisogno di indipendenza della Banca Centrale delineato nel Trattato di Maastricht emerse da un singolo studio commissionato niente meno che dalla stessa Commissione europea. Pubblicato nel 1992 sotto il titolo Una valuta unica per un'Europa unita, lo studio si proponeva di dimostrare che l'indipendenza della banca centrale è sinonimo di bassa inflazione. James Forda, docente ad Oxford, ha dimostrato che questo studio fu manipolato per ottenere il risultato voluto. The story we're being told by the central banks just does not add up. And there is evidence that central banks work differently from what they would like us believe as to how they work. In tutto il mondo le banche centrali hanno un notevole, eppure poco conosciuto, potere. Spesso indipendenti, enigmatiche, non rispondono a nessuno, le banche centrali operano nell'ombra, eppure le loro decisioni ci riguardano tutti. Central banks. In almost all countries worldwide, and the IMF has helped a lot in achieving this, they've become totally independent and in practice not accountable to any democratic institution, and accountability to parliaments is usually minor and in practice meaningless. Che si tratti della Banca del Giappone, la Federal Reserve, la Banca d'Inghilterra o la Banca Centrale Europea, gli esempi di inganno abbondano. Negli Stati Uniti degli anni 20 le banche erano incoraggiate a creare denaro e a darlo a speculatori. La depressione che ne risultò convinse gli americani, così amanti della libertà, che un sistema federale decentralizzato senza un deciso controllo nazionale non poteva funzionare. Negli anni 90 i giapponesi vennero persuasi che il loro sistema economico, che aveva assicurato una notevole prosperità ed eguaglianza, doveva essere sostituito da un sistema di libero mercato. E mentre la trasformazione del Giappone non era ancora completata, i banchieri centrali colpirono di nuovo, con un assalto guidato dal Fondo Monetario Internazionale alle economie delle tigri asiatiche. L'attuale crisi europea del debito è un altro esempio di inganno perpetrato dalla Banca Centrale. Per creare pubblico consenso sulla necessità di riforme strutturali, creando di proposito una recessione e prolungandola inutilmente, costituisce decisamente un abuso di potere. I cittadini vogliono davvero essere manipolati in modo così costoso e disonesto?